Con il sindaco di Noventa di Piave, Claudio Marian, siamo qui all'inaugurazione della nuova sede della Tergas, una nota azienda di Noventa di Piave. Già a suo tempo abbiamo avuto modo di parlarne, ancora quando questa nuova sede era ancora un capannone vecchio, insieme alla Pindustria, che già da parecchi anni stanno collaborando assieme, tra cui il proprietario e anche il presidente poi della Pindustria, dove hanno uno spazio per la formazione di persone che poi saranno inserite in altre aziende. Per cui tutto sommato una forma di welfare, se vogliamo, dell'azienda Tergas, che mette a disposizione per formare persone che poi giustamente vanno in altre parti. Ecco, un suo commento su questo. Il commento che posso fare a nome anche di tutta la cittadinanza, penso sia solo un plauso a questa grande azienda, alla famiglia Zecchinel, perché dall'87 si è sempre ingrandita, non ha pensato solo a fare l'imprenditore per se stesso, ma anche come è il ruolo dell'imprenditore, anche l'imprenditore per il territorio. Io posso solo dire che queste attività che lei ha citato sono molto importanti, perché hanno studiato quali sono i problemi anche dei colleghi, degli imprenditori, che è quello di trovare operai specializzati, operai anche certificati. Avere aziende che insieme a Pindustria collaborano su questo per poi dare delle risorse penso sia fondamentale, e questo fa bene non solo a loro ma al territorio e anche ai colleghi. Ecco, come sindaco evidentemente le piacerebbe tutti i giorni fare di questa inaugurazione qui in quest'area artigianale, industriale, è molto attiva, poi qui di Noventa. Come stanno andando le cose con il Covid? Allora, io devo dire la verità che pensavo l'altro giorno, appunto, che 5 mesi fa mi chiamavo con Marco e eravamo molto preoccupati. Oggi fare questa inaugurazione per noi ha anche un beneficio, sì, ha anche una sua idea simbolica. Io devo dire la verità, qui a Noventa siamo un po' fortunati perché abbiamo diversi imprenditori come Zecchinel, io li chiamo imprenditori illuminati, e se Noventa è quello che è, un paesino di 7.000 abitanti ma che lavora come un paese di 35-40.000 abitanti, soprattutto per i numeri che fa e per le persone che porta nel territorio, è anche grazie a questi imprenditori. Il Covid, per carità, ci ha messo sicuramente a dura prova, ma io vedo persone che hanno voglia di uscire e di lavorare, e questo sono il segno di una piccola rinascita.